Ci siamo. Buongiorno, siamo in diretta. Dateci sempre, noi aspettiamo sempre qualche secondo per avere il vostro feedback. Siamo in diretta qui, dallo studio di Caramagnola con il protagonista di oggi. Donno. Il protagonista di oggi è Carlo. Carlo. Salutiamo Carlo e lo ringraziamo per essere qui quest'oggi. Perché Carlo è quest'oggi? Perché lui è il protagonista della puntata numero 27. C'è già un sequel. Esattamente. Puntata numero 27, raccontiamo la storia di Carlo. Qualcuno che ha già seguito i post di quest'estate, secondo me, ricorda un po' Carlo, che abbiamo fatto un post sulla storia di Carlo. Sì, avevo mandato un messaggio durante i preparativi del matrimonio che è stato abbastanza pesante sotto quell'aspetto, sia fisico che mentale, per cui. E quindi Carlo mi ha mandato, quindi chi ha seguito già la mia pagina sa in parte una parte del racconto di Carlo, ma adesso oggi qui nel post matrimonio a raccontarci tutto quello che è stato il percorso che abbiamo fatto con Carlo. Dal mio punto di vista partiamo subito a racconto quello che è il mio punto di vista della storia di Carlo. Carlo è qui perché aveva un obiettivo importante in questi mesi. Ha fatto una sfida con se stesso. Sì, ho comprato l'abito ad ottobre che non mi entrava e per cui sono riuscito poi a indossarlo a luglio. Esattamente, quindi ha scelto lui di indossare, di comprare un abito per il matrimonio, quindi non era un abito Sì, non è un abito quotidiano. quotidiano, era un abito che si doveva usare assolutamente per quella cerimonia, per cui era una sfida un po' con me stesso e sono riuscito a vincerla. È stata una grande soddisfazione, sicuramente. Esattamente, quindi Carlo ha fatto questa sfida e nel momento in cui abbiamo raggiunto la sfida, a luglio abbiamo detto aspetta, superiamo la prova matrimonio, facciamo rilassare Carlo, l'abbiamo mandato a fare il viaggio di nozze, dopo torni e ci racconti la tua storia. Ed è stato così, infatti. Torniamo un passo indietro. Cosa ha fatto la differenza? È che Carlo in verità in questi mesi è venuto fuori fondamentalmente, secondo me, con le sue caratteristiche. Sì, io devo essere sempre in sfida con me stesso perché sennò gli obiettivi non riesco a raggiungerli. Per cui ho detto, partiamo prima, tentiamo il destino e con questa sfida che devo vincerla per forza perché sennò Non era avevamo veramente un scelta. problema, Si era veramente un problema e ce l'ho fatta ed è stata è creato un punto di non ritorno. Dice, io devo per forza far questa assolutamente cosa. sì, esatto. E era quello che le ha dato lo sprint e la motivazione per poterlo fare, perché altrimenti avrebbe avuto delle alternative con una classica camicia o un evento normale. Mentre lì era il momento in cui lui ha dimostrato la sua determinazione. Sì, è stata una bella sfida e sono stato contento di averla fatta, di averla iniziata. Tutti mi hanno preso per pazzo, però l'ho vinta. Oggi può raccontarlo proprio perché ha vinto questa L'ho sfida. vinta ed è stato veramente bello, soprattutto quando sono andato a indossarlo e ho dovuto mettere anche la cintura, per cui si è detto, ho fatto qualcosina in più, nonostante poi la camicia, vabbè, l'ho comprata all'ultimo perché non potevo prevedere come sarebbe andata la situazione, però sia la giacca che i pantaloni mi sono stati perfettamente bene, per cui Quindi, anzi, diceva, abbiamo aggiunto anche la cintura. la cintura sì, perché se no No, mi cadevano un po'. il giorno. Quindi siamo andati oltre le tue Sì, aspettative. decisamente. Ok, allora raccontiamo un po'. Io non ci siamo conosciuti a ottobre, Carlo, ci siamo conosciuti già prima e hai fatto un pezzo del percorso, Sì, ci siamo Carlo. conosciuti 3 anni fa. Quanti chili abbiamo perso in totale, Carlo? Adesso, Siamo a allora, mi 18. pare 18 perché quando sono venuto qua ero 98-99 kg, però io ero partito già prima da solo che da 110 sono arrivato a 98. Ha fatto il primo step. Poi ho capito che da solo non riuscivo perché avevo un'alimentazione completamente sbagliata, sballatissima, mangiare tutte le ore, qualsiasi cosa che capitava sotto, soprattutto per la noia. Però poi imparando piano piano. Quindi ha raggiunto il suo primo obiettivo. Sì, e poi adesso vabbè, mi sto cercando di riprendere da questo viaggio. È stato un po' turbolento sotto l'aspetto alimentare, però. Quindi, no, vabbè, ha raggiunto il suo primo obiettivo, ha raggiunto il secondo perché siamo quasi a 20. Ah sì, quasi, quasi a 20. Siamo quasi a 20, il nostro obiettivo è superare lo scoglio del 20 adesso, è Del la prossima 20. sfida.
altri 5-6 kg e vedere l'effetto che fa poi su me stesso. Vedere l'effetto. Tu adesso, rispetto a quando la prima volta, alla percezione che avevi di te 3 anni fa. Beh, è totalmente cambiata. Cioè, prima io non mi sarei mai azzardato a comprare una camicia. Ok. Se non perché c'erano delle cerimonie, allora la compravo al momento stesso, perché sennò quelle vecchie non mi andavano. Sempre magliette, felpe larghe, in modo tale da evitare lo sguardo, lo specchio non lo usavo mai. Sì. E da adesso invece comunque sto solo più comprando camicie, roba un pochino più stretta, ed è una grossa soddisfazione. Quindi è cambiato non solo il tuo peso, ma anche il tuo stile. Sì, il mio stile è anche come vedermi, infatti, come mi vedo io attraverso i miei occhi, perché per gli altri sì, è facile dire se stai dimagrendo, però io non ero continuamente soddisfatto, tant'è che ogni tanto mi lasciavo andare, ritornavo un po', ho fatto un po' di alti e bassi, però sto quasi quasi cercando il mio equilibrio adesso. Esattamente, quindi non a caso è qui a raccontare questa sfida, Carlo, perché gli alti e bassi li ha avuti, sì, un po', Carlo, durante l'iter del percorso. Le feste natalizie, soprattutto i vari lockdown, sono stati tremendi. Quindi tutte le volte dopo tornavamo, dice, andiamo a vedere com'è andata, cerchiamo di capire come rimediare. Sì, infatti mi buttavo di nuovo a capofitto, ritornando alle vecchie abitudini del fatto di mangiare sempre tutto quello che c'era da mangiare, molto più movimento, e così riuscivo a ritornare in carreggiata. Qual era il tuo dubbio prima di iniziare questo percorso? Tu ci hai pensato, quando sei venuto qua la prima volta, ci hai pensato, oh mio Dio, come andrà, cosa... avevi qualche timore? Sinceramente no, perché io l'ho preso un po' come gioco. Okay. Ho detto, proviamo, vediamo come va, se casomai dovesse andare male, pazienza, tanto peggio di così non può andare. E invece è stata una grossa sorpresa scommettere su me stesso, è stato veramente bello. Cioè... Lo dici con un'aria soddisfatta. Sì, 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 perché veramente l'ho preso come gioco, c'era all'epoca mia fidanzata, ha detto, ma sì, dobbiamo andare perché dobbiamo dimagrire, stiamo diventando troppo grossi di qua e di là, va bene, se proprio insisti andiamo, l'importante è... Infatti sono venuti tutte e due, abbiamo fatto la visita coppia. A coppia, un poco prima una e poco prima l'altra, ma il percorso è lì, oggi abbiamo solo lo sposo, arriverà anche la sposa. Prossimamente, sì. Prossimamente faremo l'intervista anche alla sposa, perché il percorso è stato fatto in maniera congiunta. Sì, a coppie. A coppie, anche perché loro successivamente hanno iniziato anche a vivere insieme, quindi l'alimentazione è stato un fattore comune. Sì, 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 assolutamente, infatti anche quello ci ha aiutato un po', quando uno andava un pochino più giù, l'altro diceva, sì, dai, proviamoci ancora, e allora ci davamo un man forte l'uno verso l'altro. Quello è stato il riscontro, quindi si sono dati forza uno con l'altro, certo. Gratuitamente. Nel bene e nel male, perché ogni tanto fa gli extra anche nell'uno. Sì, assolutamente, quello è il problema, che quando siamo tutti due giù succede il finimondo. È quello l'inghippo che adesso stiamo risolvendo. Esatto, soprattutto che mi piace cucinare, Per cui diventa un problema se tutte e due diciamo sì, facciamo l'extra, e l'extra è veramente importante. Ti piace cucinare, come è cambiata però la tua visione della cucina? Perché? Ma, diciamo che io prima sperimentavo tutta roba grassissima, super, super condita e tutto, poi ho scoperto che si può anche cucinare per esempio senza olio, sì, solo l'olio crudo, che prima mai mi sarebbe venuto in mente, cucino molto più verdura. Sì. Gli stessi piatti che facevi prima sono differenti? Se dovessi pensare a un piatto, lo pensi con una condizione? No, ho cambiato totalmente l'idea di cucinare, cioè qualsiasi cosa, anche il fatto di comunque, vabbè, facciamo lo sgarro, però se piuttosto che fare la carbonara faccio una pasta con pomodoro. Ok, in quel senso, quindi cioè, la tua percezione è cambiata, sì, da questo, sì, punto, sì, di, sì, vista. Sì, da quel punto di vista lì. Le quantità magari no, però il condimento sì, è cambiato molto, il fatto di pensarlo in un altro modo. Ok, quindi questa è la cosa che è venuta nel tempo. In questi mesi ti sei reso conto anche, secondo me, di avere una determinazione che non pensavi? Vabbè, quello sicuramente è stato fondamentale per questo ultimo periodo della mia vita, che è stato particolarmente stressante. Pensavo di gestire lo stress, sfogando lo stress sul cibo, ma sono riuscito, non so come, perché non ne ho più pallida idea ancora adesso, focalizzarlo in un'altra direzione, per cui è andata molto molto bene. Ok, da quel punto di vista torniamo sull'aspetto principale, quindi noi siamo riusciti a gestire questo aspetto,
della nostra emotività, del nostro approccio al cibo, perché in fondo era la nostra emotività che ci portava a mangiare principalmente. Sì, assolutamente sì, la noia principalmente. Cioè, non riuscivo mai a essere sazio quando ero annoiato, quando non sapevo cosa fare, per cui ho detto forse sarà stato anche un po' quello che, avendo un sacco di cose da fare, non avevo tempo di pensare ad altro, ad annoiarmi, per cui è stata una fortuna, diciamo. Ok, quindi tendenzialmente abbiamo scoperto anche un po' l'attività fisica. Sì, non regolare, ma sì, ogni tanto capita che vado a camminare da solo per quella mezz'ora, un'oretta al giorno, non tutti i giorni ovviamente, perché non ho costanza io, però quello mi ha aiutato molto anche forse a sfogare lo stress e mi ha aiutato anche a bruciare qualcosina, per cui... Non pensavi inizialmente di... La persona che ho conosciuto, io penso che fosse molto sedentario il Carlo che ho conosciuto. Sì, assolutamente. Sì, 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 sì. Quindi pensavi di riuscire a in un momento dire ok, ora vado a correre? No, non l'avrei mai pensato. Cioè, io prendevo la macchina anche per fare 500 metri. Ok, quindi era quello, hai cambiato l'impostazione, nel senso adesso inizi a pensare come io posso farlo anche a piedi questa certo, cosa. Assolutamente, sì, sì. Ho cambiato il mio modo di pensare. E in questo iter, oltre che il tuo modo di pensare, è cambiato anche il tuo modo di fare la spesa? Sì, molte volte tento di fare la spesa non durante l'orario di pranzo o di cena, perché sennò veramente anche lì si succede un pasticcio, per cui tento di farla sempre a stomaco pieno. E quello mi aiuta un sacco a... E le scelte degli alimenti, oltre a quello? Le scelte degli alimenti tento sempre di comprare roba normale per me adesso, perché una volta era una roba normale comprare la fettina di pollo piuttosto che comprare il pezzo di salsiccia o la coppa, o c'è quella volta che la compro, ci mancherebbe, però è sempre minore rispetto alla spesa di routine. Dice, prima era 100% così, ora esatto. C'è un 80% di una spesa positiva e il 20% perché ci sta l'extra, quindi nel 20% c'è quell'alimento che prima era tutta la tua alimentazione. Esatto, così. Era la mia base di alimentazione. Okay. E poi c'era il primo, il secondo, il contorno e quasi sempre il dolce, per cui si è cambiato notevolmente. Quindi è cambiato su più punti di vista, caratterialmente sono cambiate le performance perché a livello fisico è cambiato perché il fatto di iniziare a correre significa che sicuramente sta cambiando tanto nel corpo di Carlo. È il momento più difficile del percorso, qual è stato? È uno dei momenti più difficili, forse è stato quando ci sono le feste natalizie e il primo lockdown. Il primo lockdown mi ha ammazzato veramente. Passavo i tre quarti della giornata a preparare, a cucinare e a mangiare, per cui è stata una bella batosta. Però sono riuscito piano piano a riprendermi e a ritornare. Il secondo lockdown è stato meno pesante, però anche lì mi sono riportato delle lievi ripercussioni dietro. In fondo, il cibo cosa stava prendendo spazio? Cosa stava colmando? La noia, come è sempre stato il mio punto debole. Quindi tendenzialmente ti sei reso conto che l'aspetto era legato alla parte emotiva, quel sì, cibo. Sì, 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 sì. Dopodiché abbiamo trovato tutte le soluzioni per non annoiarci più. Ah, beh, quello sicuro, sicuro, sicuro. Giardino, manutenzione moto, macchine, tutto. L'obiettivo degli altri non è stato più un problema, e quello era una cosa che non era stata preventivata. Era un qualcosa dove c'era uno spazio perché il lavoro, molte cose che riempivano la nostra giornata mancavano. Certo, quello è il problema, il fatto di non sapere cosa fare. Allora ho detto, ma sì, buttiamoci sulla cucina. Un po', l'hanno fatto un po' tutti anche. Penso di sì, però mi sono buttato proprio a capofitto, solo con quello c'era da pensare. Cioè, uscivo per fare la spesa e per tornare a casa a cucinare e mangiare. Era quella la mia giornata tipo nel lockdown, anche perché altro non si poteva fare niente. Okay. Per cui era quella la mia principale attitudine giornaliera. Quindi praticamente, qualcuno dice, quindi è da tanto che ci conosciamo, noi abbiamo fatto il primo step con Carlo, abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo. Dopodiché c'è stato un effetto un po' altalenante nel mantenere, un effetto elastico nel mantenere quel peso, e da lì dopo abbiamo fatto un secondo step. Sì, abbiamo ripreso più un
una linea piatta con qualche variazione più o meno, però è stata... Ma in tutto questo non era una cosa di... Sì, vabbè, tanto non seguo il piano alimentare, ma in quel momento è dove abbiamo lavorato in fondo su tutti questi aspetti che sta menzionando Carlo, sulla lista della spesa, su come fare la spesa. Abbiamo capito lì che il problema era in fondo l'emotività. Sì, 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 sì. L'emotività è stata quella che mi ha... Forse è tutto nato da lì. È tutto nato da lì. Per cui adesso, conoscendomi un po' meglio... Bravo. Riesco a gestire già un pochettino di più. Ed è stato quello che ha dato la forza, secondo me, a Carlo per fare lo sprint degli ultimi mesi. Sì, 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 sì. Anche perché ha detto, avendo comprato il vestito, non potevo tornare indietro, anche se magari avevo voglia, dicevo no, perché sennò poi veramente il vestito non mi va, devo cambiare vestito all'ultimo e diventa... Già avevo miliardi di cose da fare, non potevo pensare anche a quello, per cui... Quindi, dopodiché, quello è stato il secondo step che ci ha portato al peso definitivo che abbiamo in questi giorni. Sì. Sì. Dobbiamo recuperare qualcosa. Qualcosa, ma ammissibile. Quasi. Ammissibile, esattamente. Abbiamo un piccolo divario, ma tendenzialmente adesso il nostro obiettivo è andare verso quello che è il completo iter di questo percorso. Perché considera che noi abbiamo perso, che come dicevamo Carlo, siamo sui 18, quindi l'iter è stato suddiviso, ma ne abbiamo tante cose in ballo su quale abbiamo lavorato. Sì, 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 è stato un lungo percorso molto bello, devo dire. Esattamente, quindi Carlo ha tirato fuori tutte quelle che sono le sue caratteristiche. Non pensava di essere nel tutto quest'iter così consapevole della sua alimentazione? No, assolutamente no. Cioè, siamo partiti che... Pensavo di fare bene quando in realtà sbagliavo totalmente e poi sono riuscito a capire cosa dovevo fare. Qualcuno chiede, anzi Enzo chiede, quanto ha pesato di più, la testa, le camminate o la dieta? Forse più la testa, è stata più la testa che governava la mia voglia di evadere da una cosa che poi ho scelto io, cioè, nessuno mi ha mai obbligato a fare... questo percorso. Per testa intendi la motivazione? Sì, 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 non, forse testa, motivazione sì, ma il fatto comunque porsi, permettere poi per carità, degli obiettivi e il fatto di avere sempre qualcosa da fare. Esattamente. Dal suo punto di vista, quindi quando pensiamo alla testa, dobbiamo capire se Enzo aveva la percezione della testa la intende sul tuo, della motivazione... o se è l'impegno, quindi aspettiamo questo chiarimento anche da Enzo per capire, perché secondo Carlo è più l'aspetto della motivazione, la testa. Sì, la motivazione sì, principalmente quello, cioè io devo prendermi sempre degli obiettivi e portarli fino alla fine con un punto di non ritorno, perché sennò anche lì devio ogni tanto, per cui... In fondo noi stiamo lavorando sullo stile di vita, quindi quando dice le camminate o la dieta è diventata... una cosa naturale, quindi lui non vede più l'aspetto dieta. No, io vedo più l'aspetto sgarro. Esattamente, noi per lui è naturale mangiare in un determinato modo. Sì, 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 è diventata praticamente una sorta di routine, che magari neanche ci faccio più caso, però dico, ah cavolo, però ieri sera ho mangiato e non va bene, allora recupero. Forse il recupero è ancora da pensare, però durante la settimana tutto sommato diventa abbastanza normale. Perché c'è una routine anche lavorativamente parlando, e allora dico, devo fare questo, cioè, devo. Mi viene automatico il fatto di pesare ancora tutto, perché sennò diventerebbe un po' un problema. Però dico, ma sì, oggi mangio questo, così stasera posso mangiare questo, è diventata una routine normale. Esatto, quindi per questo, rispondendo ad Enzo, gli dicevo, non è più una visione di dieta, perché, ma già da quasi da subito con Carlo questa visione si è trasformata. Sì, sì, diciamo di sì. Il nostro obiettivo è in verità gestire quella che è l'emotività che delle volte ci porta a delle ripercussioni, quindi lui, parlo per lui, sa già cosa mangiare. Sì, 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 assolutamente sì. So già cosa mangiare, so già cosa non dovrei mangiare, ma se lo faccio so già come andare a parare alla cosa fatta. Cioè non è un errore. Esattamente. Non lo reputo un errore, ma reputo che ogni tanto bisogna farlo. Quindi non è un senso di colpa, non viene il senso di colpa, ma dice sono consapevole, sto facendo questa cosa, mentre inizialmente il suo problema era non riesco a gestirlo e fermarmi, mettiamo da quest'extra, il nostro obiettivo adesso su come gestirlo e come recuperare. Quindi la motivazione è diventata uno stile di vita, non è più un aspetto su una dieta. Sì, è diventato automatico.
Esattamente, è diventato un qualcosa di automatico. Quindi da questo punto di vista le difficoltà sono legate a quello all'interno del tuo percorso. Sì, diciamo che all'inizio, durante i primi mesi non ho avuto grosse difficoltà, forse perché c'era l'entusiasmo. Sei andato tanto, tu hai perso tanto inizialmente. Eh sì, ero arrivato a 78 kg e poi sono stati gli andirivieni che ho detto, ma sì, tanto posso mangiare qualsiasi cosa, che tanto a me sono magro, e da lì ho capito che non era molto così la situazione, per cui adesso ci sto facendo un pochinettino più caso. Esatto, era questo quello, lui ha raggiunto l'obiettivo subito, e che dopo è entrato nell'ottica, sì, ma tanto ho perso peso, posso mangiare, è da lì che è ripartito per alcuni abbiamo avuto degli aumenti di peso che dopo abbiamo gestito. Sì. Quindi questo tempo è servito per fare questa evoluzione, non è posso mangiare tutto perché tanto ho perso peso, ma adesso so cosa voglio mangiare. Adesso so cosa voglio mangiare, so cosa posso mangiare. Esattamente, quindi ha fatto un'evoluzione maggiore, perché il problema spesso delle diete è questo effetto yo-yo. Esatto, sì. No, io per carità non ho mai fatto una dieta, questa è stata la mia prima. Devo dire che è andata molto bene. Ho conosciuto persone che veramente hanno perso 20 kg, ma poi dopo 6 mesi... Non è che sono ritornato al punto di prima, hanno peggiorato la loro situazione di partenza. Esattamente, l'effetto io è proprio quello che dopo ritorni esattamente a quello che è l'inizio del percorso. Per cui, per ora me la sto cavando alla grande. Quindi abbiamo perso peso, lo manteniamo e ne andiamo oltre. E andiamo oltre. Giusto Carlo? Sì. Quindi oltre. Abbiamo cambiato le 3 cifre tendenzialmente, perché dal 9 all'8 al 7... Eh sì, le abbiamo battute tutte. Le abbiamo battute tutte. Adesso, quindi, raccontando il momento positivo, raccontaci l'emozione. Ritorniamo, perché qualcuno non c'era all'inizio della conversazione, raccontiamo qual è stata l'emozione che ha vissuto un mese fa, Carlo. Diciamo che più di un anno fa ho chiesto alla mia fidanzata, che era all'epoca di sposarmi, e allora abbiamo intrapreso questo lungo percorso tortuoso e difficile, che però è stato alla fine bellissimo, e da lì c'era stata appunto la scelta dell'abito, che è quella che mi spaventava un pochettino di più. E ho detto, ma sì, provo a fare una scommessa con me stesso, e l'ho preso di un paio di taglie più piccolo, consapevole che tanto quando l'ho comprato non mi sarebbe andato bene, non mi si chiudeva proprio del tutto. Ho detto, devo riuscire a raggiungere questo obiettivo per forza, e una volta acquistato mi sono messo sotto, anche se durante le feste ho avuto qualche leggera variazione, alla fine sono riuscito a indossarlo fino a che non mi è andato bene, ho dovuto mettere anche la cintura. Quella è stata una delle più grandi soddisfazioni che durante questo percorso io abbia provato. E quindi praticamente siamo passati dall'aspetto non riesco a gestirlo a riesco a gestirlo, vado oltre i miei limiti. Esatto. Lì in fondo hai superato il tuo limite. Lì ho superato il mio limite, senza neanche rendermene conto, perché comunque io avevo la testa fissata per quella data, tra migliaia di cose da preparare, e neanche più ci pensavo, facevo tutto meccanicamente, pensando completamente ad altro, e sono riuscito a raggiungere questo importante obiettivo. Allora, ti fanno i complimenti, dicono complimenti, sei stato davvero molto bravo a insistere sulla testa più che sul resto. Sì, ma era quello il mio problema, è stata proprio la testa che mi faceva deviare, il fatto, non so, forse di sfogare quello che non andava bene durante la giornata, oppure quello che non, la noia, o anche solo una semplice litigata, io andavo a sfogare sul cibo prima. E adesso ho imparato magari che me ne vado via, perché se sono arrabbiato me ne vado via un paio di ore, vado a farmi una camminata e poi riparto come se non fosse successo niente. Adesso, perché in fondo non è stato l'insistere lo stesso, lui ha capito qual era il suo punto debole e l'ha fatto diventare il suo punto di forza. Sì, è stata una trasformazione un po' lunga per capirlo, però ce l'ho fatta e la sto tenendo sotto controllo. Bravissimo, ha capito la soluzione per gestire, e quindi adesso sa che così facendo lui gestisce la sua emotività, perché è il peso dell'emotività che noi in fondo dobbiamo prendere in considerazione e che influisce sulle nostre abitudini e sul nostro valore proprio di peso sulla bilancia. Ah certo, secondo me la testa è quello che fa tutto. Proprio un discorso di testa. Io interpretavo un po' come il cibo come se fosse una droga, che era nero a suo fatto, ne ho bisogno sempre comunque, per cui...
Quindi, tornando all'aspetto principale, vedere l'ottica dieta, sì, va bene perdere peso per perdere calorie, ma noi questo l'abbiamo fatto già dall'inizio Sì, subito. dall'inizio, in 3 mesi avevo perso 18-20 kg quasi, per cui... E l'adattamento dopo di questo piano alimentare che abbiamo fatto a quello che è lo stile di vita e la condizione emotiva di Quella è Carlo. stata per me la sfida più difficile, ma che ancora adesso è in atto, senza nulla togliere, ci mancherebbe. E quindi per questo dici perché ci è voluto io devo ancora iniziare e tu mi stai dando coraggio. Cosa mi puoi consigliare? Di prenderla come se fosse un gioco, scommetti su te stesso e provaci senza piangerti addosso e vedi come va. Esatto. Ma mettici tutto te stesso, quella è l'unica cosa che posso consigliare Bravissimo, ti stanno facendo i io. complimenti. Hai visto Carlo? Poi ci Grazie. sono dei cuoricini, dei mi piace. Non ti aspettavi questi No, riscontri? Ecco assolutamente no. cosa è servito oggi il racconto di Carlo. Innanzitutto perché gli dà fiducia per quello che sta facendo, anche perché molto spesso quando noi siamo all'interno del percorso tu, come lo racconta Manuel, Stefania, non ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo. No, però se dovessi andare a vedere veramente le foto di quando neanche avevo iniziato, adesso, cavolo, i cambiamenti si vedono. Ed è quello forse che mi spinge ancora ad andare avanti. Quindi adesso ci vediamo molto bene rispetto a quello che era. Molto meglio, sì, assolutamente. Lo specchio, una volta sembrava che fossi Dracula da coprirli tutti, invece adesso non è un problema, non è un problema, anzi. Fatto amicizia con lo specchio. Sì, quasi. Mi sta diventando quasi vanitoso, secondo me, Carlo. Non esageriamo adesso, eh. Non esageriamo. Quasi ho detto Carlo. Quasi, dai. Quasi, però quando mette qualcosa che le sta bene, lo inizia a guardare e dire sì, però. Ok, Eh sì, quello sì. in quel senso intendo. Finalmente mi va bene. Quello che prima lo evitava e diceva no, non lo guardo, ci guarda, dicevo, però mi dà soddisfazione questa C'erano i cosa. vestiti nell'armadio pieni di polvere, quelli che non usavo mai, e invece quelli che utilizzavo sempre. Invece adesso non è più un problema. Anzi, ho dovuto fare tutto il cambio dell'armadio. Quante taglie abbiamo cambiato? Allora, io ero una 56 e sono arrivato a una 48-46. Perché se noi perdiamo il peso, sì, ma se noi guardiamo le taglie sono molte quelle che noi Sì, abbiamo sono fatto. molte. Sono veramente tante, soprattutto anche il fatto che, essendo io motociclista, avevo comprato il giubbotto che mi andava bene da moto in pelle. E poi a un certo punto mi dovevo mettere il pile sotto perché sennò mi ballava tutto. Ho dovuto cambiare anche quello. E sono passato da una taglia 60, che vabbè, lì sono altre taglie, però alla taglia 50. Non sono poche, è stata una grossa soddisfazione. Esattamente, anche perché essendo in pelle è qualcosa di rigido. Rigido e attillato, deve essere aderente, perché sennò non perde la sua funzione di protezione. Esattamente, quindi è stato un investimento anche quello, un po' come per il matrimonio. Dicevo, non devo tornare indietro perché non è che posso comprare un altro No, giubbotto. assolutamente no. E allora, quindi, quello bravissimo, mi stai dando molto coraggio, ma non so se sono. Dai, Enzo, che ti aspetto lunedì prossimo. No, non è mai morto nessuno, gli alti e bassi ce li hanno tutti. Anzi, fanno parte del, come lo raccontano tutti, ognuno ha avuto un momento di crisi nel percorso e il punto focale l'hanno tutti insieme li abbiamo resi il punto di forza. Perché Sì, assolutamente sì. solo sapendo qual è il punto di crisi, tu puoi andare a intervenire per quello e farlo diventare la base della tua determinazione. Certo. Così tanto da voler, come oggi, raccontare quello che ha fatto Carlo con soddisfazione. Con molta soddisfazione, è stata un'avventura stupenda. Esattamente. Allora, quindi Carlo ci sta raccontando come è cambiato il suo stile di vita, come è cambiata la sua alimentazione, come è cambiato anche caratterialmente. Perché prima magari era un pochino più scontroso il fatto comunque di non sentirmi a mio agio con me stesso, portavo ad avere degli scontri magari per cose futili. Invece adesso che mi sento già molto più a mio agio con me stesso, le cose che prima magari potevano farmi innervosire o arrabbiare, adesso non mi toccano neanche più minimamente. Quindi la tua autostima proprio che è È cambiata. Perché aumentato di notevolmente la mia autostima, sì. significa che adesso ti lasci scivolare quello che erano delle cose che prima non riuscivi a Non gestire. riuscivo perché non stavo bene con me stesso, principalmente, per quello. Ok, quindi questo è un'evoluzione da più punti di vista. Ti È un tutto tondo, porterei. aspettavi di iniziare un percorso alimentare e avere questi No, vantaggi? no, 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 no.
Assolutamente no, pensavo comunque, avendo un foglio, seguire la dieta, ogni tanto andare a fare la visita, pesare, misure e poi boh, arrivederci, grazie. No, non pensavo minimamente fosse una cosa del genere. Continua così, non mollare mai, ti stanno dicendo, ti ha detto Elena. Ci provo e ci tento con tutta la mia forza. Ci mette tutta la sua volontà, Carlo. E inoltre, complimenti Carlo, ti stanno raccontando, quindi Carlo qui, complimenti oggi vanno alla Alla grande. grande. Quindi sta facendo furore il racconto di Carlo. Non sono l'unica ad essere qui a dire, Carlo, abbiamo bisogno di raccontare la tua storia per far vedere agli altri Ma cosa se si può può essere fare. d'aiuto a qualcun altro, ben venga, ci mancherebbe. È per quello che serve. Già abbiamo dato coraggio a Enzo, che ancora non ha iniziato il Ah no, percorso. no, no. E gli altri vedo che vengono fuori con delle caratteristiche, perché ognuno di noi ha un aspetto differente. Non è fatto proprio modo, per cui bisogna trovare il proprio punto debole e cercare di fare il proprio punto di forza. Una cosa importante, questo lo dico dal mio punto di vista, Carlo è puntualissimo, anzi, programmiamo prima gli appuntamenti Sì, successivi. assolutamente, assolutamente. Ho bisogno forse di una spinta ogni tanto che mi dice devo andare a fare la visita, allora devo mettermi ancora più sotto. Se ha capito questo punto di vista, noi abbiamo una programmazione degli appuntamenti, chiaro che se passa quello, no, li abbiamo programmati nel mezzo perché ha fatto una cerimonia. Ho fatto due cerimonie, una in comune e una, diciamo, all'americana finta, per cui in mezzo a queste due cerimonie c'era proprio l'appuntamento, per cui ho detto lì, proprio vedo cosa succederà e che però poi è andato bene. Perché avevo un abito per una cerimonia e uno per l'altra. Esatto, sì. E quindi noi nel mezzo, proprio prima di indossare, di fare la prova dell'abito Dell'abito ufficiale, ufficiale c'era la visita. c'era la visita, come quindi veramente è stata una programmazione tutto il tempo. Sì, forse l'hanno già programmata forse da marzo. Sì, quando mi ha detto abbiamo l'obiettivo, avevamo già le visite che c'è per incanalare quello, come anche lo stesso percorso l'abbiamo fatto con il prima e pre post viaggio di nozze. Sì, assolutamente sì. Come anche nel post vacanze. Carlo è il primo che viene qua e mi dice programmiamo già la visita di gennaio. Sì, sempre, 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 perché almeno così tiro un po' e... Sa, le serve perché sa di dover gestire quella situazione. Quindi questo è importante perché ci sta raccontando per cosa serve la nostra visita di controllo. Ah certo, mi serve per comunque vedere com'è andato il mese o i 2 mesi, quel che è. E in più capire quali sono i prossimi obiettivi da prendere. Esattamente, quindi quello è il punto di vista principale. Allora, quindi, se avete delle altre domande rispetto a quello che è il percorso che abbiamo fatto con Carlo, perché noi abbiamo fatto già tutto il nostro riconto di questa evoluzione, presto avrete anche la sposa, l'abbiamo detto, quindi se la sposa ci sta ascoltando, si prepari che dobbiamo programmare l'intervista. Lei è un po' più timida, non sembra? No, no, lei è molto più timida, tenta sempre di svincolare. Esattamente, mentre Carlo, non, quando abbiamo proposto questa cosa, ha detto sì, lo faccio, lei ha già provato a dribblare. E così vi faccio vedere l'evoluzione che hanno fatto entrambi, perché anche lei ha fatto un ottimo Oh, percorso. sì, decisamente. L'abbiamo fatto insieme, è stato veramente, forse è quello anche che ci ha dato un po' la forza. Esattamente, perché la sinergia, avete creato la giusta sinergia. Allora, noi vi ringraziamo per la partecipazione e prima di tutto ringraziamo Carlo per questo bellissimo racconto di Ma oggi. ci mancherebbe, è stato un piacere. Quindi, come vedete, i nostri sono tutti racconti improvvisi che dipendono anche dalle domande che fate e così vi diciamo qual è il bello della diretta, perché anche questo è il bello della Ma diretta, certo. raccontare il retroscena di un percorso che dice sì, ha raggiunto l'obiettivo, ma come ha fatto? Quindi ci sono stati dei momenti di crisi? Sì, anche dietro le belle storie di successo ci sono dei momenti. Dei grossi momenti di crisi ci sono Grazie stati. di crisi, dice Carlo. Allora, noi vi salutiamo ancora, vi ringraziamo ancora Carlo, ringrazio Grazie a tutti voi. voi perché avete partecipato nella pausa pranzo. Ci vediamo la prossima settimana con la diretta successiva. Complimenti, bravissimo, grazie. Continuano quindi Carlo a... Grazie. Quindi credo che durante l'arco della giornata ti conviene riguardare il video perché non dovrai... avrai altri complimenti. Noi Volentieri, stasera gli do ancora un'occhiata. vi ringraziamo, ciao e buona giornata. Ciao. Alla prossima settimana. Ah, dimenticavo, il video lo ritrovate oltre che sulla mia pagina, sul canale YouTube Dietista Maria Lucia Macri. Ricordati, vai sul video, condividi il video in modo che questo percorso che ha fatto Carlo possa essere condiviso da altre persone e come ha fatto oggi Carlo con voi, darà coraggio anche loro per dire allora lo posso fare anch'io. Assolutamente sì. Va bene? Dai, ciao, buona giornata. Ciao.